Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlarvi di profumi primaverili. Ovviamente siamo in una stagione meravigliosa e quindi come non celebrarla con dei profumi strepitosi. Vi parlo ovviamente dei miei gusti personali, dei profumi che tra tutta la mia collezione ho individuato come migliori per questa stagione in primaverile del 2020. Come tutte le mie classifiche, partiamo dalla quinta posizione per poi scalare e arrivare alla primissima, quindi il mio preferito per questa stagione primaverile. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione e ci vediamo dopo. Quinta posizione voglio assegnarla a lui. È un profumo di Tom Ford, il Velvet Orchid Lumiere. È un profumo che molto difficilmente non piace a noi donne, perché all'interno ha delle caratteristiche davvero molto dolci, note di bergamotto, mandarino, quindi agrumate, per poi spostarsi verso il rum, il miele, il gelsomino, quindi c'è anche una parte floreale, poi l'orchidea nera e la rosa, per poi terminare con il sandalo, la mirra e la vaniglia. Questi sono gli ingredienti che caratterizzano questa meraviglia di Tom Ford. È molto complicato da descrivere, nel senso che mi ricorda come sa proprio di rum e sa proprio di miele. È un profumo mielato, l'orchidea nera la sento abbastanza, è un profumo molto dolce, molto avvolgente. Chi è amante dei profumi dolci ma non gourmand, quindi quelli troppo zuccherini, con questo andrà a nozze, perché come vi dicevo è proprio un profumo, quando aprite un barattolo di miele è questo il profumo, ma non è ovviamente così semplice come profumo. È un profumo importante, lascia una scia assurda, quell'alone di dolcezza che ha il rum invecchiato, molto pungente, però ovviamente molto dolce. Lo vedo molto in una giornata primaverile, quindi nel periodo primaverile, ma lo vedo più che altro per una giornata un po' uggiosa, quelle giornate molto piovose, quando non c'è niente da fare. Questo è molto caloroso come profumo, però nello stesso tempo non è dozzinale, ovviamente ha una classe spaventosa perché è un Tom Ford. Deve piacervi ovviamente il sentore di miele e il sentore del rum, perché l'orchidea c'è, però solo alla fine. Numero 4 della mia classifica, parliamo di Jo Malone, il Peony & Blush Suede. Questo profumo è un eau de toilette molto leggera per le persone che amano i fruttati floreali. Apre con delle ottime note di mela rossa, di peony ovviamente, perché Peony & Blush Suede è il nome stesso del profumo, per poi avvolgersi con il gelsomino, poi troviamo anche il garofano all'interno degli ingredienti, per poi arrivare alla rosa e infine il dry down è spettacolare perché è molto particolare come nota la pelle scamosciata. Infatti quando io l'ho acquistato ero più che altro attratta non dalla peonia, che è una nota olfattiva che mi piace però non così tanto, non mi fa impazzire, l'avevo acquistato più che altro per la questione della pelle scamosciata. Devo dire che è un profumo molto elegante, molto intimo, è un profumo che non la scia la lascia, ma molto leggera, molto fiorito ovviamente. Tra i profumi primaverili questo è il più inoffensivo, un profumo che non dice chissà che cosa, però si fa sentire, e purtroppo la persistenza, essendo molto floreale, non è delle migliori. Sulla mia pelle giuro che dopo un'ora e mezza non lo sento più, però lo vedo molto su una ragazza, magari ancora una liceale, un'universitaria, che è molto sbarazzina, che non vuole impegnarsi, comunque non vuole cose impegnative addosso. Il Peony & Blush Suede è un ottimo alleato, ovviamente non passate inosservate perché il profumo si sente. Ovviamente è una cosa molto intima, quindi una persona che si avvicina di più a voi, magari mentre state studiando con il fidanzato, lo può percepire molto distintamente. Se no è un profumo molto intimo, molto per chi vuole stare un po' sul genere leggeri. Posizione numero 3 della mia classifica, andiamo su L'Occitane, quindi una marca abbastanza conosciuta, non tanto per i profumi quanto per la cosmesi. Parliamo di Arlésienne, L'Occitane, ovviamente è un profumo che veramente è molto leggero, però garantisco la sua proiezione micidiale, si sente ovunque, molto forte come profumo, e la sua persistenza è delle migliori. È un profumo che è incentrato su due note, sulla rosa e sulla violetta. Infatti all'inizio della nostra piramide olfattiva possiamo trovare il bergamotto, lo zafferano e subito la rosa di maggio, una rosa molto, come posso dire, giovane, non è quelle rose rosse prorompenti, una rosa molto delicata,
io me la immagino una rosa, proprio rosa, rosellina, che appunto è bagnata dalla rugiada, le prime rose che vengono fuori a maggio. Dopodiché troviamo subito la foglia di violetta, quindi non confondiamola con la violetta in sé, che è molto molto più pungente come odore. La foglia di violetta è molto più neutra, però dà quel sentore di viola molto molto piacevole. Poi troviamo l'ambretta, il sandalo, il muschio bianco e l'ambroxan, quindi è proprio un profumo che quando l'ho sentito ho detto non posso non averlo, perché è quei profumi che non sono molto impegnativi, però quando voi lo sentite dovete assolutamente dire che buon profumo, che cos'è? E quei profumi molto dolci ricordano un po' quelle acque di colonia delicate che si mettono anche per andare ad esempio a dormire, se si vuole avere un buon odore di pulito, molto soave, però fa la sua figura, perché ovviamente, come vi dicevo, la sua persistenza mi ha molto molto stupito, perché dura una giornata intera. Quindi questo invece lo vedo molto per il periodo primaverile, ovviamente nei giorni dove c'è il sole, proprio quelle giornate spensierate, magari andate a farvi una passeggiata, non volete mettere un profumo molto costoso, l'Arlesienne di L'Occitane è molto molto indicato, secondo me. La rosa con la viola riescono a essere un mix davvero perfetto, anche per chi non è amante della rosa e al contrario non è amante della viola. Al secondo posto della mia classifica troviamo un profumo di Givenchy. È un flanker del famosissimo Irresistible di Givenchy, uscito qualche anno fa, ed è una versione alla rosa. Stiamo parlando di Rosy Crush di Givenchy. Ed è un classico profumo alla rosa, però all'interno ha la mia nota preferita, che è il pepe rosa. Inizia con le note di bacche di goji molto pungenti, per poi continuare sempre sulla strada del pungente con il pepe rosa, il bergamotto, il limone, per poi trovare pace sulla rosa, una rosa davvero davvero molto giovanile che mi fa impazzire. Non è la classica rosa pesante, un po' così, un po' antiquata, è proprio una rosa delicata però allo stesso tempo molto decisa. Troviamo anche la peonia, quindi sempre un sentore leggero e floreale, per poi terminare con un fondo che rimane davvero tanto sulla pelle, di patchouli, ambroxan, muschio e vaniglia. Mi piace tantissimo il fatto che non è un semplice profumo alla rosa, mi piace ovviamente il fatto che mi ricorda uno dei miei profumi preferiti, che è la sua versione originale Live Irresistible, e davvero mette una carica con questa pepata all'inizio di bacche di goji e pepe rosa che non avete idea. Lo vedo molto per quelle giornate in cui magari non avete voglia di iniziare la giornata, piuttosto che siete un po' fiacche, che le giornate un po' così, no? Ci sono quelle giornate un po' no, e applicate questo profumo che vi dà una carica e un'energia veramente meravigliosa, ma che perdura per tutto il giorno. È davvero davvero unico questo profumo, sono molto contenta di averlo scoperto, perché all'inizio non ero tanto per questi profumi alla rosa. E però devo dire che mi ha stupito, perché ovviamente la persistenza è veramente unica, e poi all'interno ci sono delle note che uno dice vabbè, sono note che ho già sentito, la vaniglia, la rosa, però in realtà è un mix che funziona da Dio, veramente splendido come profumo, poi molto molto all'avanguardia, molto giovanile. Ovviamente il 2019 è un po' uscito di tutto alla rosa, da Dior, a Givenchy, un po' tutti volevano fare la loro versione della rosa, però questo secondo me è uno dei migliori, perché questo è un mix spettacolare. Arriviamo al primo in classifica ed è uno Chanel, già recensito nel mio canale. Parliamo di Chanel Chance Eau Tendre, l'edizione però Eau de Parfum, ed è una versione di Chance, che è il mio profumo preferito, però versione Eau Tendre. Chi ha Eau Tendre Chance in versione Eau de Toilette, mi raccomando, vada a sentire anche la versione Chance Eau de Parfum, perché è proprio tutta un'altra cosa. All'interno abbiamo la melacotogna, che fa sembrare questo profumo un profumo davvero delicato, delicatissimo, però la persistenza, ragazze, è veramente unica. Sulla mia pelle dura almeno 12 ore. E poi spaziamo nelle altre note, che sembrano poche, ma in realtà sono davvero decise, come il gelsomino, la rosa e il muschio bianco. In realtà la linea di Chance non ha mai avuto all'interno la rosa come nota. Questa è un'innovazione, una novità, per come descriverlo, lo vedo proprio come il classico profumo che sa di pulito. Alla rosa sì, però prevale poi il gelsomino, si fa largo ancora la melacotogna, molto fruttato come profumo, più che floreale, nonostante ci sia solo una nota in realtà di frutta. Rispetto agli altri profumi che vi ho mostrato, è un po' monocorde,
nel senso che rimane sempre sulla sua scia. Appena lo spruzzate parte questa mela cotogna all'ennesima potenza di frutto molto succoso, molto dolce. E poi in realtà rimane un po' sempre su questa scia qua, perché poi arriva sì il gelsomino, però è tutto un mix che rimane sempre molto lineare. Quindi questo è un'ottima cosa per chi ama la fragranza appena spruzzata, che poi non passa mai. A volte a me capita di prendere dei profumi, mi piacciono all'inizio e poi il dry down sì mi piace, ma non come all'inizio. Invece questo, se uno si innamora della prima mezz'ora del profumo, in realtà rimane per tutto il tempo, ed è un profumo molto molto femminile, molto elegante. E l'ho messo come primo in classifica perché ovviamente mi piace tutto della linea di Chance, e questa versione mi ha stupito perché di solito i flanker sono possono piacere o non piacere, molto molto difficile che un flanker possa prendere il posto del profumo originale. Però con questo tesoro devo dire che mi sono trovata molto bene. Andate a provarlo, perché chi adora Chance, chi adora Chanel, chi adora comunque i profumi che si fanno sentire, questo è un ottimo compromesso, molto primaverile, molto dolce, giovanile, e un profumo molto dolce, devo dire, ma proprio dolce in sé, non come note fruttate, dolci, molto molto carino, non so, mi piace un sacco. Ragazze, anche per oggi il video è terminato, spero vi sia piaciuta la mia classifica di profumi primaverili del 2020. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like e ovviamente iscrivetevi in tante al mio canale, mi farebbe un sacco piacere. Ci vediamo al prossimo video e let's talk about!